Se hai intenzione di rinnovare il guardaroba e renderlo very cool, ma non puoi spendere cifre esorbitanti, anzi, very low, il negozio che fa per te è senza ombra di dubbio Primark. Un nome, una storia. Il più grande sinonimo di low cost. Sigla! Nonostante il marchio sia nato in Irlanda, attualmente è presente in tutta Europa. Agli inizi degli anni 70 furono aperti i primi punti vendita di Primark in UK. Ad oggi l'azienda può vantare ben 290 punti vendita in tutto il Regno Unito, Irlanda ed Europa. Considerando i prezzi super competitivi, basti pensare che variano da un minimo di 50 centesimi ad un massimo di 20 sterline, Primark è il folle negozio stracolmo di persone dove dovrai fare la fila anche solo per la cassa o addirittura per i camerini. C'è da dire però che si va via sempre con un'aria appagata e soddisfatta. I punti vendita di Primark più grandi di Londra dove si trovano? Due a Oxford Street ed uno nel quartiere di Stratford, nel famoso centro commerciale di Westfield. Sotto questo video troverai un link al blog di Living London Way dove potrai trovare tutti gli indirizzi e gli orari di apertura e di chiusura dei vari punti vendita. E adesso alcuni consigli e cose utili sapere. L'etica dell'azienda si fonda sulla sostenibilità e promuove l'assistenza sanitaria e l'educazione alla salute tra le donne che lavorano nelle fabbriche di produzione. Primark collabora inoltre da anni con Greenpeace, imponendosi rigidi requisiti di gestione delle sostanze chimiche per i prodotti, affinché questi adempiano alle normative UE e USA. Sì, ok, ma a che ora trovo meno folla? Nei negozi Primark c'è sempre gente, ma la soluzione per stare un po' più tranquilli sarebbe l'orario di apertura. In ogni caso, non spaventarti per la fila. I cassieri sono addestrati sulla velocità. E adesso, resi e rimborsi. Senza dare la benché minima spiegazione, puoi ritornare al negozio e fare il reso chiedendo o il rimborso o il cambio del prodotto entro 28 giorni dall'acquisto. Che il Primark Shopping Mania abbia inizio! Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se segui questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando a Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!